Crolla una palazzina nel Milanese, tutti salvi. Lutto nazionale nei territori palestinesi. Addio a Luigi De Filippo. Tutte salve le 9 persone rimaste sotto le macerie, tra cui 4 bambini in seguito al crollo di una palazzina avvenuto a Rescaldina nel Milanese. Nessuna certezza ancora sulla causa, si ipotizza una fuga di gas. Testimoni riferiscono che al momento dei fatti sul posto è stata avvertita una forte esplosione. Giornata di lutto nazionale, sciopero generale nei territori palestinesi dopo l'uccisione da parte dei soldati israeliani di almeno 17 palestinesi nel corso degli scontri avvenuti con i militari nella striscia di Gaza. L'autorità nazionale palestinese ha chiesto l'intervento della comunità internazionale dopo quanto accaduto. È morto Luigi De Filippo, aveva 87 anni, attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo e nipote di Edoardo, ultimo erede della storica dinastia. Era nato a Napoli il 10 agosto del 1930. Fino a metà gennaio era stato in scena con Natale in casa Cupiello di suo zio Edoardo al Parioli di Roma, di cui era direttore artistico. Il mini esodo di Pasqua da ieri sera è ufficialmente iniziato. Oltre 10 milioni di italiani in viaggio tra oggi e domani. Per quanto riguarda le condizioni in meteo, dopo i rovesci di ieri, il tempo si sta via via stabilizzando. Prevista una Pasquetta all'insegna del bel tempo. E per questa edizione è tutto. Grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnkronos.com. Arrivederci dalla redazione web.